Matte Sport Live. Voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Buongiorno, buongiorno, mancano 10 giorni alla ripresa delle attività del Napoli dal ritrovo che ci sarà in quel di Castel Volturno per la nuova stagione, per il nuovo Napoli di Spalletti che sta nascendo. Intanto ovviamente i fari puntati anche sulla nostra nazionale che questa sera scende in campo a Monaco di Baviera contro il Belgio per i quarti di finale, ancora una volta con due azzurri in campo, almeno quello che ci aspettiamo, con Insigne e Di Lorenzo. Ne parleremo nel corso di questa trasmissione, così come ovviamente parleremo appunto del Napoli che sta nascendo, come facciamo ogni giorno, anche attraverso la vostra voce. 081 63 63 63, il numero per intervenire in diretta, e poi aspettiamo i vostri WhatsApp al 339 666 9990, WhatsApp sia scritti che vocali. Buongiorno Raffaele Auriemma. Ciao Andrea, buongiorno a tutti. E ovviamente la stagione comincia oggi, perché tra meno di 20 minuti ci sarà l'appuntamento tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti in quel di Castel Volturno. Quindi ci sarà il primo sopralluogo del nuovo allenatore, ci saranno, se non sbaglio, due suoi assistenti che lo accompagneranno, ci sarà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che molti si sono chiesti ma perché non era presente alla conferenza stampa di De Laurentiis, perché Cristiano Giuntoli è uno che lavora dietro le quinte, si sente con Spalletti e con il presidente quasi tutti i giorni nelle famigerate call conference. Quindi ci sarà oggi Cristiano Giuntoli e si metteranno le basi per la stagione che comincerà ufficialmente il giorno 8 con la conferenza stampa di Spalletti al training center di Castel Volturno, e il giorno 12 con il raduno, i test atletici, e il 15 comincerà il ritiro a Di Maro. Si apre una nuova epoca dopo che si è chiusa in maniera traumatica quella precedente, perché il Napoli è arrivato a un soffio dal Prodo in Champions League per colpa un po' di tutti. Chi sostiene che sia responsabilità solo di un soggetto è in malafede. È in malafede. Tra l'altro, Raffaele, scusami, era stato molto bravo De Laurentiis a non cadere nel trappolone del facile capro espiatorio ora che non è più sotto contratto con lui, anzi sottolineando come fosse l'allenatore l'ultimo a uscire dal centro sportivo, l'ultimo ad aver lasciato davvero proprio ogni goccia di sudore sul campo e nel centro sportivo. Non l'ha fatto il presidente, l'ha fatto qualcun altro, però. Lo so, ma evidentemente questa è gente frustrata, capito Andrea? Perché se tu trovi un allenatore che non ti permette di andare a cena con lui o di giocare a carte come faceva qualche allenatore in precedenza con qualcuno, allora questo allenatore non è buono. Pensa te che giudizio, che valutazione, che considerazione può avere la gente di questi meschini? Nessuna. Zero. Considerazione zero. Perché io che faccio il comunicatore e faccio informazione dovrei essere al massimo della mia oggettività. Altrimenti sono scarso e frustrato. Pensa te che grandi qualità in un essere umano, se poi vengono queste qualità appioppate a chi dovrebbe comunicare. Siamo all'orlo del disastro. Salutiamo Gianluca che è al telefono con noi attraverso lo 081 63 63 63. Ciao Gianluca. Ciao Andrea, ciao Raffaele, buongiorno. Ciao, ciao, ciao Gianluca, buongiorno. Premesso che non sono un professore di economia o massimo economia, sono un tifoso semplicemente, però la conferenza stampa di De Laurentiis è stata trasversale e è improntata tutto su una lezione economica che ci ha fatto capire, signori cari. C'è un Gianluca, ci mancava solo che ci spiegasse la curva keynesiana, esatto, e poi tutto era completo, veramente era completo, il trattato completo. Era completo. Allora io che mangio pane e pomodori di questo periodo, vi faccio anche una bella caprese, voglio una bella caponata e ci vuole, vi invito la sera o a pranzo a farla. Dico semplicemente, caro presidente, adesso il milione in più e il milione in meno non è Lorenzo Insigne e non deve essere Lorenzo Insigne il problema, caro Aurelio De Laurentiis. Il problema è solo che
dirlo apertamente, signori cari, noi possiamo combattere, lotteremo per certi obiettivi, ma dirlo francamente, perché noi siamo semplici e vogliamo solo il bene di questa maglia, punto e basta. Chiarissimo. Perciò, grazie Gianluca per aver chiamato, ascoltiamo un messaggio vocale prima della pausa, eccolo qui. Pomeriggio Andrea e Raffaele, buon pomeriggio a tutti, una semplice curiosità, ma visto che dopo il famoso Verona-Napoli fu fatta una campagna di epurazione per tutti, Gattuso in primis, tra gli epurati c'era anche Giuntoli, ma da quanto state dicendo Giuntoli è rimasto a Napoli? Forza Napoli sempre! Giuntoli è rimasto a Napoli, direi che la sua posizione era stata chiarita anche da De Laurentiis con un tweet in tempi non sospetti, Raffaele. Sì, e Giuntoli ha il contratto per altri 3 anni con il Napoli, quindi chi non lo sopporta lo deve sopportare per altri 3 anni. Però è brutto dover dire che non si sopporta qualcuno. Noi dovremmo essere equidistanti da ogni persona, fare informazione, poi esprimere delle nostre valutazioni tecniche, mai sull'uomo, perché io non vorrei mai che qualcuno mi giudicasse per come sono sotto l'aspetto dell'uomo, dell'essere umano, ma solo su quello professionale, lì accetto tutte le critiche, per il resto nessuno si deve permettere. La stessa cosa dovrebbe riguardare i soggetti che sono sotto i riflettori, evitate di giudicarli sul piano dell'essere umano, perché prima o poi succederà la stessa cosa pure a voi. Dobbiamo fermarci pochi istanti, poi riprendiamo il filo diretto, avremo anche qualche altro ospite, ma intanto aspettiamo le vostre chiamate 081-6363-63, tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Che poi, Raffaele, oggi c'è questo vertice che aveva ampiamente annunciato il presidente De Laurentiis, anche se è un vertice in cui da cui può venire fuori poco, nel senso possiamo parlare di quello che è il Napoli al 2 luglio, ma se poi l'offerta appropriata, come ha detto De Laurentiis, per uno o per due calciatori arriva, che ne so, il 27 e il 28 di questo mese, i primi di agosto, possiamo poi già a parlare di un altro progetto. Scusa. Sì, ma credo che Spalletti queste cose le metterà in chiaro, perché Spalletti è stato talmente elementare nella sua considerazione che De Laurentiis sa che non può sbagliare. Spalletti gli ha detto: guarda presidente, la squadra così come va benissimo, però aggiungo, se la cambia bisogna capire se va ancora benissimo per Spalletti. Vedremo. Chi Spalletti lo conosce direi piuttosto bene, il nostro primo ospite di giornata, il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. Presidente, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Cioè, io non lo sento. Non senti, no, Raffaele, no. Non sente il presidente Corsi. Io mi sento. Vediamo se io riusciamo. Io vi sento. Sì, sì, anche da studio la sentiamo, vediamo se riusciamo anche attraverso Raffaele a parlare con il presidente Corsi, a cui innanzitutto... Io sento tutto. Benissimo, comincio a farle io una domanda intanto, presidente, è pronto l'Empoli per questo ritorno in Serie A innanzitutto, la scelta di un grande ritorno in panchina, che tipo di Empoli sta nascendo? Ma effettivamente ora in questo momento si sta cercando di arrivare a dei ragazzi, ancora non c'è niente di concreto, siamo così sulle idee, sul verificare se si possono mettere a punto, e l'allenatore è un allenatore adatto a noi, abbiamo un gruppo di giocatori giovani in cui ci sono dei giovani di prospettiva importante, e il lavoro della settimana che propone Aurelio ti porterà a una crescita, ecco, queste sono le nostre certezze, una crescita e un completamento sotto l'aspetto tecnico-tattico, e di ciò insomma noi conosciamo, sappiamo, e magari quando si va a chiedere calciatori a squadre più importanti di noi sono consapevole anche i nostri colleghi dirigenti che da noi trovano una situazione favorevole per i loro calciatori, appunto, che ovviamente
possono così crescere da noi, ecco. Poi alla fine non andiamo a prendere i partiti da Sì, un Empoli che sarà disposto, diciamo, a provare a far crescere qualche giocatore di squadra più importante, immagino possa valere anche per il Napoli, ragionamento, Raffaele, sappiamo i rapporti ben consolidati. Sì, che sì. No, però io al presidente Corsi vorrei fare un'altra domanda, perché abbiamo accolto io con soddisfazione la notizia che l'Empoli abbia battuto l'Atalanta addirittura 5-3 nella finale della primavera. Ora l'Empoli, che tra l'altro aveva avuto grossi problemi di Covid con i ragazzi, vedo che a un certo punto ce n'erano talmente tanti che hanno rinviato un po' di partite, alla fine è giunta alla finalissima e ha vinto 5-3. Ora, nella conferenza stampa di De Laurentiis, il presidente del Napoli ha esaltato il vivaio dell'Empoli, però ha posto una problematica a chi gli chiedeva come mai il Napoli non ha un settore giovanile all'altezza. E De Laurentiis diceva: preferisci avere un ottimo settore giovanile e arrivare undicesimo in Serie A? Cioè, è talmente costoso, presidente, fare un settore giovanile vincente come il suo. Io non so quanto investe all'anno per il settore giovanile dell'Empoli. Al di là che noi a Empoli abbiamo una fortuna, ci siamo creati una grande immagine e magari abbiamo dei risultati. I risultati sono 25 finali perse nell'ultima età, perse. Noi abbiamo vinto due scudetti con un Viareggio e un campionato di 10 anni fa, che poi molti di quelli hanno vinto lo scudetto 2 giorni fa con l'Atalanta. E poi 25 volte la finale l'abbiamo persa nel Milan, con la Roma, la Juventus. Quindi c'è una certa continuità nel nostro, diciamo, sì, gestione di giovani. Ci siamo creati un'immagine tale che oggi, a differenza di 20 anni fa, che ci toccava uno su 10 dei bimbi interessanti, parlo dei bimbi, oggi si sta parlando dei 2009, 2010, 2011, 2012, oggi prima se ne toccava uno e oggi se ne tocca 6 o 7 in Toscana, là dove vengono i calciatori, perché principalmente vengono nella parte, diciamo, tirrenica, scelgono l'Empoli, ecco questo. Poi la conseguenza, poi c'è un fatto, a Empoli vedono che arrivano in prima squadra. E nei grandi club dove si investe tanti soldi, anche nei ragazzi, si investono da bambini, si investono quando arrivano all'età di 16 anni, si va a comprare lo sloveno, si va a comprare lo svizzero, il francese, e quindi si penalizza un po' magari anche i nostri ragazzi italiani, magari qualcuno lo danno all'Empoli, perché magari a Empoli magari insomma, ci rendiamo disponibili, però il problema è che i grandi club e anche quelli che investono fanno fatica poi a farli trovare spazio in prima squadra, quindi questo è di fatto come mai a Empoli vengono fuori i giocatori. Sono due aspetti. Sì, però la domanda di Raffaele, presidente, vado un attimo più dritto al punto. Davvero costa talmente tanto sviluppare un settore giovanile tale che il Napoli, se lo facesse con le sue entrate, scenderebbe da lottare per la Champions all'undicesimo posto in classifica in Serie A? Non lo so, il problema è che il Napoli magari, non lo so, i grandi club sono programmi a lunga scadenza, non è che domattina io comincio a investire il settore giovanile invece di spendere 1 milione spendo 5, poi c'ho i risultati domani. I risultati stanno dopo tanti anni, quindi questo è un aspetto, non lo so, e non posso parlare per gli altri. Io sono qui, vi giuro che ancora sto parlando spesso con le famiglie dei ragazzi 2008, 2009, e ora una famiglia ha scelto noi e la Fiorentina nel 2009, ci dovevo parlare io, però si sono convinti anche senza parlare con me, ma io ci parlo lo stesso, gli ho detto no, mi fa piacere parlare con la famiglia. Sì, tra l'altro questo è una, cioè, al di là di tutto poi si è detto familiarità nella nostra gestione. E poi ho sentito il presidente, dice, sai, dice, l'ho sentito l'intervista dal presidente, dice, l'ha sentito, Napoli molto spesso scelgano di andare al nord, anche all'Empoli, ha detto anche all'Empoli qualche volta scelgono di andare i ragazzi. No, da noi, dal Napoli no, ora c'è uno dal Napoli, dal Napoli no,
dal Napoli, no? C'è uno che dall'Empoli è andato al Napoli due anni fa perché la famiglia, anche uno che si sa, perché il babbo del babbo lavora a Napoli, lavora con un'azienda importante, però io non ho che ho. Non ha alzato il telefono, anche se era uno dei più bravi, ora non me lo sbagliamo, sembra miele. Comunque, al di là di questo, noi in Campania 20 anni fa avevamo, diciamo, la società Safete e potevamo contare anche con, insomma, su qualche elemento. Ora noi non siamo più, ecco, incisivi lì in Campania. Mi dicono c'è tante società che si sono organizzate in Campania, questo non lo so, cioè l'impressione mia è che noi erano gli anni 80, anni 90 quando noi avevamo delle situazioni di privilegio, ecco, ora raramente abbiamo ragazzi che vengono dalla Campania, ora, sì. Non so, mi sembra c'è un ragazzo. Mi hanno detto che un ragazzo, però non so dove gioca, che sta pensando se andare da noi o al Torino, però non so. Di Napoli, un ragazzo di Napoli, della Campania. Un ragazzo della Campania. Indeciso, so, tra l'Empoli e il Torino, chissà che sì, sarà. Non lo so se poi mi sto sbagliando. Però tu ce lo vedi, Raffaele, ce lo vedi De Laurentiis a parlare con i ragazzi 2008-2009, le loro famiglie, a convincerli lo a scegliere fare. Il Napoli? Lo dovrebbe fare, ma lo deve fare il presidente, anzi, non ma è che manco di fare. Se no, ma il problema è un altro, dice. Se per una problema... spesa, come si usa dire adesso, sì, sostenibile, beh, di qui a 4, 5, 6, 7 anni ti troverai un settore giovanile. Sì, ho capito, ma io vi faccio una domanda. Non è il problema, cioè, il Napoli vuole fare. La può sostenere questa spesa per fare il settore giovanile? Spesa, o è talmente gravosa? Non è la spesa, dice. Non è la spesa, guardi. La spesa, però, il problema è un altro. Ammettiamo che il Napoli diventi alla fine l'espressione massima del settore giovanile della primavera. Ammettiamo che diventi una squadra il Napoli primavera nelle prime 10 d'Italia, no? O 6 d'Italia, come ogni tanto succede all'Empoli. Ogni tanto, perché insomma, quest'anno abbiamo una primavera fortissima, l'avremo anche l'anno prossimo, perché il 2003, insomma, e sono lì due, hanno vinto ieri. Ma a parte, cioè, il problema è nei grandi club ci si predispone a farli debuttare in Serie A? Lo vedo io, no, perché le squadre che non c'è questa mentalità in Italia da parte dei grandi club, mentre in Germania oltre gioca nel 2002-2003. Che vengano dal settore giovane o in Inghilterra, non ne parliamo in Argentina e Brasile, le società economiche hanno indirizzato sui giovani e ancora di più l'attenzione dei dirigenti dei grandi club, ma chi che la squadra che fanno le campioni non ci pensa, il problema è un altro, se gioca una volta o due volte gioca male, e c'è troppo interessi, troppa pressione, troppe aspettative. A Empoli giocano, cioè, a Empoli si è creata una situazione che se un ragazzo si affaccia alla prima squadra e la prima partita non convince, la seconda non convince, ma noi ci vediamo, cioè, non è che lo né noi né il nostro pubblico, cioè noi si è creato delle condizioni, cioè, e quindi bisogna creare le condizioni esterne, diciamo, potremmo chiamarle di etica sportiva, cultura sportiva, no? Perché ci si indirizzi nel, si abbia il gusto di aiutare i giovani, per esempio, nel loro approccio Sicuramente, presidente, poi però i giovani devono essere bravi e per averli più bravi degli altri occorre anche fare degli investimenti, perché sennò ma io vedo l'investimento dei grandi club rifanno. Ma la maggior parte degli investimenti che fanno grandi club, cioè io non voglio far rammentare i giocatori, però cioè ne viene fuori uno. E invece altri 20, dei 30 hanno valori. Non sì, però se non vogliamo parlare dell'Empoli, la vostra avversaria alla finale del campionato primavera, l'Atalanta, penso spenda 10 volte tanto quanto spende il Napoli nel settore giovanile. Non è un caso che poi arrivi in finale. Poi perde contro uno strabiliante Empoli, però in finale
ci arriva. No, ci arriva fra gli ultimi tre anni, ci arriva, ci arriva spesso, l'Empoli ci arriva una volta ogni 10 anni. In finale abbiamo perso nel 2010 e abbiamo vinto nel 99. E niente, via, giù. Per noi è un caso, però al di là di questo, insomma, 2 anni fa abbiamo vinto il campionato allievi battendo l'Inter, quindi e soddisfazioni noi, siete presi. E noi sono grandi soddisfazioni, perché poi io sono al centro sportivo in questo momento. Io questi ragazzi del 2003-2002 l'ho visti giocare quando erano nel 2010 oggi, 2009 oggi, quindi poi vederli. E poi sinceramente il giocatore più rappresentativo dell'Atalanta, uno dei più bravi, si chiama Cortinovis, nel 2001. Sì. Noi ci siamo ricci, è 2 anni che è in prima squadra, in primavera, e 3 anni non ci gioca. Ecco. C'è anche questi aspetti lì. Il nostro giocatore più forte del 2002, il più forte di tutti, che l'avete visto in Empoli, Napoli, conosciamo bene, Ricci, in quella, certo, bellissima partita fatta in Coppa Italia, in cui il Napoli si è impegnato molto. E lì abbiamo fatto giocare questo Visi, e ha fatto un figurone, ha fatto 2 partite sole. E se un giocatore che lo potrei cedere, se volessi, ma ho un'ultima domanda da Raffaele, presidente, poi la salutiamo, sì, che abbiamo, sì, tempi un po' compressi. Visto che conosce bene Spalletti e conosce benissimo De Laurentiis, il loro rapporto sarà sempre sereno, presidente? Ma sono due persone che io, a me, due persone mi piacciono, per cui io ho il desiderio che le cose, diciamo, funzionino al meglio, anche perché poi io da anni sono un po' parecchio interessato alle vicende del Napoli per tanti motivi. E sono le persone che stimo, che mi stanno a cuore, sono, diciamo, anche orgoglioso di avere un rapporto, credo, di stima e di rispetto con entrambi, anche il presidente per me fa parte del mio patrimonio, insomma, sentirlo, diciamo, vicino, ecco. Quindi sarò per questa cosa, io ci sono partecipe più che altro quando vedo le partite, e poi per il resto io cerco ovviamente di, insomma, sulle chiacchiere, sulle valutazioni, su certi discorsi ne voglio rimanere al di fuori, ecco. Non è giusto che esprima neanche pareri e opinioni, se non che io sicuramente sono lì che vanno a spingere quando c'è il Napoli. Va bene, sappiamo che da un po' di tempo è la sua seconda squadra del cuore, presidente del Napoli, quindi allora diciamo di sì. Però insomma, se si arriva alla Juve, anche la per Juve Milan, è ancora di più, e anche per noi l'Empoli, quindi reciproco. Bene, grazie. Va bene, presidente, un grosso in bocca al lupo. Speriamo che possiate difendere la categoria quest'anno. Grazie. Sì, per noi sarebbe l'ennesimo. Grazie, presidente. Grazie a voi e forza Napoli. Sarebbe l'ennesimo scudetto, diceva il presidente Fabrizio Corsi, che salutiamo, dell'Empoli, e noi auguriamo di conquistarlo. Abbiamo sforato un po', però al volo, prima di fermarci, direi di dare spazio a voi, tanti amici che ci contatta su WhatsApp. Eccone uno. Ciao Raffaele, ciao Andrea, vi stimo. Grazie. Sentite, ma Gattuso ci ha tradito l'ultima partita, ma non per i soldi, potevamo fare fuori la Juve. Grande soddisfazione. E invece niente da fare, non si sono impegnati, e qualcuno deve pagare, ce lo devono, questo, per noi tifosi è una tristezza infinita. Grazie. Ma indubbiamente, però tu dici Gattuso ci ha traditi, non si sono impegnati, allora chiarisciti un po' le idee. Gattuso che ci ha traditi o sono i giocatori che ci hanno un po' traditi? Guarda Andrea, dice la devono pagare. No, amico mio, la pagano solo i tifosi, e la pagheranno sempre e solo i tifosi, perché questa faccenda, io credo che un giorno qualcuno parlerà, un pentito ci sarà. Noi abbiamo il diritto di sapere che cosa è successo, perché qualcosa è successo. De Laurentiis che parla nella conferenza stampa di questo tizio Dan Singapore che gestisce il traffico
delle scommesse internazionali. Perché ne parla? Perché ne parla? Quindi un giorno noi sapremo. E poi quelli che parlano di dietrologia, spero che si guardino allo specchio e facciano quello che è giusto che sia fatto. Dobbiamo fermarci per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo torniamo in diretta, tra poco. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Si scrive Fernando Pero, grande sì? Raffa hai ragione, ne pagano come sempre soltanto i tifosi. Voglio leggerti invece un altro messaggio. Ciao Raffaele, ciao Andrea, vi chiedo di aiutarmi a comprendere un passaggio della conferenza del presidente. De Laurentiis afferma che il monte ingaggi lordo del Napoli ammonta a 156 milioni di euro, sì, ma da quanto pubblicato da quotidiani come Calcio e Finanza, non solo il Napoli ha un monte ingaggi che insomma sfora di poco i 100. Non capisco, i bilanci non sono pubblici, perché c'è questa incertezza, non comprendo questa forbice, ciao e grazie. Sì, anche noi siamo rimasti stupiti da questa crescita delle cifre, una relativa al bilancio del Napoli che noi tutti sapevamo essere intorno ai 110 milioni e non di più, invece sono arrivati a 156, ripeto, probabilmente con i rientri dei vari prestiti De Laurentiis ha fatto un calcolo globale. E poi l'acquisto del Napoli che tutti sapevamo ammontare a 29 milioni e mezzo, adesso siamo arrivati a 37? 37,7, una cosa del 37, genere. 37,7. Perciò sono cifre che io non comprendo, però le prendiamo per buone, visto che lo dice il presidente. Ne prendiamo atto. Liberato al telefono con noi, ciao, buongiorno. Buongiorno, è la prima volta che ho il piacere. Complimenti, auguri. Auguri. Senti, volevo fare una cosa. Se il signor De Laurentiis ha detto che il fatto che ci sta il calcio a scoprire, quello che gestisce il calcio a scommesse, non vorrei che la partita con il Verona, siccome che tutti quanti che si sono giocati ma milioni e milioni di euro con la vittoria di Napoli, non è che è stato fatto una... Liberato, grazie per la domanda, ma noi che possiamo rispondere? Cioè, o abbiamo delle prove o ci becchiamo una denuncia. Che possiamo rispondere a questa domanda di Liberato? Non lo so. Niente. Tra l'altro io la domanda che mi faccio invece quando De Laurentiis racconta tutto il fiume, no, di questo mare di 100 miliardi di euro annui. Esatto, che parte questo flusso che parte da Singapore, arriva nel Nord Europa, poi scende, arriva anche in Italia. Quando dice si ferma a Napoli, che significa? Cioè che a Napoli non trova più terreno fertile, o si ferma a Napoli, nel senso per operare a Napoli? Cioè ci sono tante cose di quella conferenza. Ma perché non gliel'hanno chiesto presenti? Non lo so. Sinceramente, ma che andate a fare lì a far vedere si che ferma ci siete? A Napoli, che significa si ferma a Napoli? Il presidente del Napoli parla del calcio scommesse, 500 miliardi di euro a nero, fa tutto il giro d'Europa, poi si ferma a Napoli. Ma almeno uno. Ok, lì, prossima domanda. Per favore, presidente, che vuol dire si ferma a Napoli? Scusa. No, perché se può voler dire tutto è il contrario di tutto, cioè può significare a Napoli si ferma perché qui siamo impenetrabili, o a Napoli si ferma nel senso che si ferma e opera anche a Napoli il settore. Spiegati meglio, presidente, o se non si spiega, magari incalzarlo un po' di più. Angelo al telefono, ciao. Buongiorno, sempre una delle poche radio che è veramente stimolante parlare. Allora, come si dice? Radio Marte, Stati Uniti d'America, no? E in questo mese ho apprezzato tantissimo, ho compreso il significato, perché il resto è Corea, è Russia o è noia, come dice la canzone. I cosiddetti i pennivendoli. Ci sono giornalisti, giornalai e pennivendoli, non l'abbiamo detto noi. E questo è il risultato. E allora ecco perché io vi invito sempre a farvi sempre carico delle nostre idee, delle nostre preoccupazioni, perché forse siete oramai gli unici. Se c'è qualcun altro, ma sono pochi, e faccio forse tutto, ma voi siete oramai gli unici. Il resto veramente è terribile. Allora, ma poi le risate, no? Voglio dire, tu dici, parli di questo cinese e poi chiedi a Draghi i soldi. Scusami, questo è un sistema che è attraversato dalle tante scommesse e Draghi, con tutti i problemi che tiene, voglio dire, si preoccupa di darti i soldi a te.
è perciò che oramai è saltato proprio. È saltato il calcio, però, non De Laurentiis, cioè, anche un po' più in generale è saltato il calcio, Angelo. Questo mi sembra abbastanza evidente. E certo, c'è anche questa incoerenza che dicevi tu giustamente: da una parte raccontare dei problemi e poi archiviarli come niente fosse, e dire governo italiano, tu che hai tanto a cui pensare, trova un modo per risolvere lo stato del calcio. Che cos'è oggi il calcio? Ma, oggi? Voglio dire, Andrea, comunque è anche giusto che il governo metta mano sul calcio per sistemare i conti, purché il calcio si dia una regolata, perché non è che noi abbiamo un figlio che sperpera e continuiamo a dargli soldi, no, glieli diamo per sistemare i suoi debiti e poi diciamo da oggi in poi le regole cambiano, si fa così, così e così. Allora, da un lato il calcio vuole l'autonomia, guai a chi entra nelle cose del calcio, guai se un tribunale possa mettere becco nelle diatribe calcistiche, poi dall'altro vanno a piangere a Palazzo Chigi. Ma non lo so, volete la botte piena e la moglie ubriaca? Ma voi siete abituati troppo bene, fate qualche passettino indietro un po' tutti. Io ci tengo a ribadire questo aspetto, Andrea, perché noi non è che facciamo questa trasmissione così perché aspettiamo che Angelo, e lo ringraziamo, dica che siamo gli unici. Noi la facciamo per mettere in evidenza le cose positive o negative. Non siamo contro De Laurentiis, anzi, io l'ho detto più volte, è un presidente che apprezzo a dismisura. De Laurentiis è un grande presidente, però se permettete non è che siamo qui a fare gli scendiletto, a dire sempre signor sì, tutto a posto. Quando c'è qualcosa che non ci quadra, noi facciamo domande più che altro, perché questo noi facciamo, domande rispetto a risposte che il presidente dà e sulle quali nessuno che era presente alla conferenza stampa si sia sognato o quantomeno preoccupato di dire aspetta, sì, ma forse ci deve chiarire su questo punto di cui ha parlato. Fammi dire che sono molto orgoglioso dei nostri ascoltatori, della loro competenza. Certo. Enzo per esempio ci aveva chiesto per il presidente Corsi: Ekong e Baldanzi andranno in prima squadra? Purtroppo non possiamo più farti rispondere, ma ti applaudiamo per questa domanda. Vero. C'è Domenico al telefono con noi, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. E io l'unica cosa che volevo chiedere, che non ho capito dalla conferenza del presidente, diciamo, cioè il presidente De Laurentiis vuole fare una rimodulazione dei mondingaggi o una smobilitazione? Perché se togli i giocatori che viene ingaggi alti ma che non rendono come prestazioni, allora è un discorso. Ma se va, comincia a togliere i giocatori più forti che rendono, si creerà una smobilitazione, pure perché il Napoli non è che ha proprietà o ha la ricchezza del Napoli, è proprio il parco giocatori, quindi automaticamente va a indebolire pure la società, secondo me. Grazie, ascolto per radio, arrivederci. Grazie Domenico. Sai Andrea, io ho la sensazione che il presidente De Laurentiis debba indire un'altra conferenza stampa, perché ti rendi conto quanta gente dice io vorrei capire perché ha detto questo, cosa voleva dire dicendo quell'altro. Quindi in 2 ore di conferenza stampa, 2 ore, i punti non sono stati chiariti, né tantomeno qualcuno dei presenti lì si è sognato di farglieli chiarire. Allora, caro presidente De Laurentiis, puoi indire un'altra conferenza stampa nella quale però li scegliamo noi giornalisti a cui rispondere alle domande, perché se sono sempre i soliti quelli che lei definisce i pennivendoli, allora è chiaro che se sono pennivendoli non potranno mai fornire risposte alla gente. Dobbiamo fermarci per qualche istante, poi al rientro parliamo anche un po' di Italia-Belgio, perché stasera c'è una grande partita che unirà tutti quanti, insomma, sotto il segno del tricolore. A tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, c'è la giusta riflessione di un ascoltatore che scrive, Raffaele, a Gino d'Aversa precisamente: i 150 milioni citati da De Laurentiis, secondo me sono riferiti a tutti gli stipendi che il Napoli sborsa, a tutti i dipendenti, però è vero che, insomma, a parte allenatore DS,
fanno crescere quel monte, non penso certo. a tutti gli altri pure, ma è importante quello che dice nella seconda parte del messaggio, compresi i bonus che non sono calcolati nei 110 bravo, milioni bravo, di monte in gaggio. Esatto, i bonus sono sicuramente un aspetto chiave in tal senso. Messaggio vocale sì. 339-666-9990. Ecco qui. Buongiorno a tutti, buongiorno Oriemma. Io poi volevo dire, ma è mai possibile che tutti questi giornalisti che stavano lì, nessuno di loro ha fatto delle domande ben precise, si sono serviti solo il monologo del presidente, spavaranzato sulla poltrona. Vabbè, puoi anche stare spavaranzato, ma almeno dici cose esatte. Tu invece dopo tutto questo tempo che cosa hai detto? Hai girato la frittata. Prima di tutto devi dire scusa a tutti i tifosi per quello che è successo con il presidente. E poi che è successo? Siete andati nel pallone? Sì, no, lasciami dire una cosa, Andrea, perché in tutta sincerità, a me sta roba dei pennivendoli non mi va giù, devo essere onesto. Ora il sindacato ha scritto un documento di condanna nei confronti del presidente De Laurentiis per le parole espresse a proposito dei pennivendoli, però è un documento fine a se stesso, giusto per far vedere che si fa qualcosa, ma resta lì, non c'è nessuna conseguenzialità. Ora, se io fossi il direttore di uno dei giornali che probabilmente dovrebbe contenere questi pennivendoli, io chiamerei il presidente, gli direi: scusi presidente, quando lei dice pennivendoli, atteso che è scorretto dire una cosa del genere a proposito di professionisti, quando lei parla dei pennivendoli, per caso ce l'ha pure con i miei giornalisti? Perché se lei ce l'ha con i miei giornalisti, lei i miei giornalisti non li vedrà più alle conferenze stampa. Per caso un direttore lo ha fatto questo passaggio? Ci sarà stato, secondo te, Andrea, un direttore che avrà avuto il coraggio di fare questo passaggio? Ci ma sarà magari stato? Qualcuno che si sarà fatto sentire ci sarà anche stato, ma che abbia fatto un passaggio, una minaccia tra virgolette come questa, non credo. Ma chi? Ma secondo te qualcuno si è fatto sentire con De Laurentiis dicendo: senti presidente, come ti permetti di chiamare Penny? Ma secondo te qualcuno l'ha fatto? Però mi auguro di sì, almeno a dire. Ma no, ma non te lo augurare, perché non è successo, credi a me, non è successo. Qui siamo in una realtà, in una dimensione dove si va sempre in soccorso del vincitore, è chiaro caro Andrea? Nessuno ha la forza di mettersi contro qualcuno che ti offende. Io lo faccio e me ne strafrego, perché la dignità vale più di ogni gradino professionale che si possa scalare. Giusto. Ricordatevelo tutti, la dignità non si baratta con nulla. Giustissimo. Gianni al telefono, ciao. Ciao, buongiorno Raffaele, buongiorno Andrea, sei un grande Raffaele, sei un grande. Grazie. Una domanda Raffaele, senti, siccome qua parliamo sempre di un ridimensionamento globale, no? Perché poi uno dovrebbe vendere o cercare di vendere 50, 60, 70 milioni ogni calciatore per poi andarlo a comprare per un costo inferiore? Perché non si organizzano tutti i presidenti e fanno un agreement generale, un tetto per comprare dei calciatori? Questi parliamo di milioni di euro all'anno e cagambam con 1.200-1.300 euro al mese. Lo so, hai ragione, è vero. Però è una tua idea, ma credo che nessuno mai la metterà in pratica. Comunque hai ragione. Grazie Gianni per aver chiamato, ascoltiamo un messaggio vocale, eccolo. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Raffaele, perché chiamano Macchietta De Laurentiis? Io credo che comunque i presidenti del Nord, Agnelli, per non parlare dei cinesi e quelli del Milan, stanno bene di figuracce, nel senso che non dimentichiamoci il caso Suarez, la trombatura della sentenza ASL per Agnelli, i debiti infiniti, cioè ma che hanno da ridere? Quella è proprio una macchietta calcistica il Nord. Sì, però guarda, io non rispondo alle offese con le offese, non è proprio mia abitudine. Posso rispondere in maniera ruvida, in maniera corrosiva, ma le offese a me non piacciono, quindi
macchietta, non macchietta, chiunque esso sia, a me non piace. Andiamo molto a nord, Raffaele, andiamo a Monaco di Baviera, dove scende in campo l'Italia e sarà commentata nei suoi aspetti tecnico-tattici, non solo, da Antonio Di Gennaro, che ha il telefono con noi. Ciao Antonio, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Non perché è un mio amico, però Antonio lo sa che lo penso da tanti anni. Lui, non voglio dire il migliore, ma è uno dei migliori commentatori tecnici che si possano ascoltare in TV, non a caso lavora per la RAI, e mi piace che si emoziona pure tanto che gli vengono meno le parole. Cioè, sei un pezzo dell'Italia di Mancini anche tu, capito? Esatto. Fai parte del progetto vincente. Al gol di Chiesa succede anche ti sono venute meno le parole. Ti capisco perché è successo anche le due citazioni al VAR, quindi insomma c'è stata un po' di emozione, anche perché stavamo un po' soffrendo e quindi capita. Che partita sarà Italia-Belgio, Antonio? Un avversario forte dei valori, ma non imbattibile per quest'Italia, anzi tutt'altro. Assolutamente no. Noi abbiamo anche un po' cambiato dal punto di vista tattico, no? Rispetto a quella famosa partita del 2016 dove vincemmo nettamente. Giocavamo un calcio un po' diverso sia come sistema di gioco sia anche come disposizione in campo, eravamo il baricentro un po' più basso. Qui adesso Mancini ha creato una squadra che solitamente vuole impostare e comandare il gioco, quindi si alzano molto anche il baricentro, quindi, e questo dovremmo essere molto bravi, attenti e anche con coraggio, con attenzione, per limitare il giocatore, tra i giocatori più importanti, il vero uomo squadra, nel senso come terminale offensivo ma anche come capacità di fornire per compagni, che è Lukaku. Quindi c'è questo ancora dubbio tra Chiellini e Acerbi, anche se Chiellini nell'ultima rifinitura abbia dato l'ok definitivo, però sappiamo che sono partite con giocatori così, bisogna essere al top. Acerbi ha dato disponibilità anche l'ultima partita di stare molto bene, ma poi bisognerà limitarlo proprio cercando di pressare alto, di non fargli raggiungere palloni sia alla sua terra che anche nella profondità. E poi credo che l'assenza di Hazard sia importante, era meglio quella di De Bruyne, parliamo da tifosi ovviamente, anche se sarà un po' al 50%, anche lì dovremmo essere molto attenti, non solo nella marcatura e non sarà uomo, ma anche limitare proprio i passaggi a lui con le linee di passaggio, che dove Jorginho andiamo a vedere proprio nel range di queste partite è stato tra i migliori come intercetto e come poi gestore del possesso palla, però Antonio, è molto bravo anche nel recupero. Volevo chiedere, a proposito della formazione, tu faresti giocare Verratti o Locatelli, Chiesa o Berardi? No, il centrocampo sono d'accordo con Mancini, quello titolare che un po' è stato quello che ha creato un po' questa nuova filosofia di gioco, no? Il settore più importante, Verratti, Barella e Jorginho. È normale che Pessina e Locatelli sono cambi importanti, l'hanno dimostrato contro l'Austria, e quindi credo che il centrocampo sia anche un po' anche come l'aspetto psicologico, tre giocatori che magari Barella e Verratti non al massimo contro l'Austria, soprattutto il secondo tempo, però secondo me è giusto che partino loro, anche perché con il Belgio ci vorrà proprio una squadra che abbia nel palleggio, nella qualità e anche nella creatività le sue doti migliori. Non che Locatelli difetti in qualità, no, però Verratti no. Giocatore. Con Chiesa sono d'accordo perché per la velocità, per questi strappi che può dare in quella zona del campo dove agirà da una parte come terzino, diciamo, di fascia, Thorgan Hazard che tende molto a spingere, e quindi Overtong e Overmile credo che Chiesa lo potrebbero soffrire. Ma io credo, secondo me, che si ritorni a giocare molto più spesso a sinistra, perché Spinazzola, Verratti e Insigne, se stanno bene, se trovano l'intesa, loro veramente hanno difensori molto esperti, oltre 30 anni tutti e tre, ma diciamo grande esperienza, grande affidabilità, ma un po' lentine e compassati, quindi noi potremmo essere veramente decisivi in quella zona del campo. Un'ultimissima, poi ti lasciamo al tuo pranzo, Antonio. Per quanto mi riguarda, Di Lorenzo ormai è un titolare di questa nazionale, non più un sostituto di un infortunato Florenzi, visto che è recuperato. Ma su Insigne, ecco, ci si aspetta qualcosa da lui? Sembra proprio nel destino di questo ragazzo dover sempre dimostrare qualcosa. D'altronde, napoletano a Napoli, il numero 10 in nazionale.
è un destino. Ma sai, Ventura con Conte non giocava, Ventura nemmeno, lo faceva giocare in modo sicuramente che non dava, diciamo, le garanzie per le sue qualità, le sue caratteristiche. Con Mancini ha trovato quello che può essere l'allenatore e gli ha sfruttato al massimo, proprio per quello che lui è migliorato tanto, grande personalità, è cresciuto come continuità, e quindi credo sia un leader, se è vero regista avanzato, quello che quando entra in mezzo al campo tra le linee può rifinire, può concludere magari un po' più di convinzione. L'ultima partita avevo possibilità anche di calciare non solo come piace a lui con il destro, ma ad essere anche più decisivo, perché lui lo può essere, perché un giocatore che se sta bene, e lui lo sta bene, insomma, dribbla l'uomo, salta, ma quello che crea insieme a Verratti i presupposti anche per gli assist per i propri compagni. Certo. Antonio, buon lavoro. Ciao, grazie, ciao a tutti, ciao Raffa. Ciao. Grazie Antonio Di Gennaro. Vedo già Gianluca Gifuni pronto al di là del vetro, come si diceva una volta. Siamo giunti quindi in chiusura, ma arriva Raffaele, un'altra ora di grande calcio qui a Radio Marte. Soprattutto con Gianluca Gifuni, è sempre bello carico e tempestivo, quindi ci sarà di che divertirsi, no? Ovviamente con i suoi giornali immancabili, ovviamente. E i numeretti, che lui è molto abile nello sciorinare. Grazie. Io vi saluto, caro Andrea, buon fine settimana a te, un saluto a tutti, ci vediamo lunedì. E buon fine settimana ovviamente anche a te, ci ritroviamo lunedì, ci ritroviamo con la nostra redazione, col capo ufficio stampa Paola De Genova, che anche ringraziamo, così soprattutto come ringraziamo invece Tony Molà, che ci ha seguiti alla parte tecnica, e tutti e tutto. Pardon, da Andrea Falco arriva Gianluca Gifuni. Ciao. Marte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.